Pillon sulla panchina dell'Ascoli, chiamato a sostituire Pane dopo 10 partite senza vittorie. L'Ascoli sembra trasformato, anche se il primo tiro in porta è del Piacenza, con questo destro largo che finisce a poco dal palo sinistro di Frezzolini. Poi prende in mano la partita la formazione di Pillon, questo destro di Antenucci viene respinto da Puggioni, che sarà determinante nel corso del primo tempo. Ancora Luci che mette il pallone in avanti per Bernacci, ancora Antenucci, guardate come si libera e poi come regala il pallone letteralmente a Puggioni, poteva fare tante cose. Ancora l'Ascoli in avanti con Nainggolan che non trova il tempo per il rinvio e poi c'è il destro di Luci proprio nel 7, Puggioni ci arriva. Sempre tanto Ascoli e ancora questo colpo di testa di Giorgi con il doppio salvataggio, prima del portiere poi di Calderoni che allunga la traiettoria dalla riga di porta. Qui è Cristian Amoroso che mette ancora Luci, il migliore forse dell'Ascoli, prova la botta da fuori, c'è la deviazione in corsa di Bernacci proprio al 45esimo, il vantaggio della formazione ascolana. Tutto sembra mettersi per il meglio perché il gol nella chiusura di tempo ha un peso specifico psicologico notevole, ma nella ripresa il Piacenza trova subito il pareggio, minuto numero 13. Questa botta di Rincon al primo gol stagionale proprio dal limite fa 1-1 e in questo momento mister Ficcadenti toglie Simon una punta, mette Avogadri un difensore, passa al 4-4-2 e per l'Ascoli non c'è più spazio. C'è spazio però per l'errore incredibile di Micolucci, guardate cosa sbaglia, prima l'attaccante Moscardelli non trova la palla, poi si rende conto dell'occasione che ha e segna mettendo un destro morbido alle spalle di Frezzolini ed è il gol del 2-1. Nel giro di 3 minuti il Piacenza ha girato la partita e questo intervento di Micolucci viene punito con il cartellino rosso. Giornata no per il numero 24 dell'Ascoli, autore di un liscio incredibile che ha causato il secondo gol del Piacenza e poi dell'espulsione diretta. Vince il Piacenza 2-1.